Svolgi push-up sin da subito, sin dall'inizio del tuo percorso in questo modo e vedrai che la tua forza e i tuoi muscoli aumenteranno e le tue spalle, le tue articolazioni ringrazieranno. In pratica, in tutte le varianti che fai, immagina sempre di, come visualizzazione, di avvitare, di imprimere questo effetto torsionale con le mani sul pavimento. Questo in automatico, se ci pensi, ti induce subito ad andare a mettere nel giusto assetto le spalle, andare a mettere l'articolazione gleno-omerale nel giusto alloggiamento. Quindi questo innanzitutto è utile per non irritare le strutture interne, ma poi anche allo stesso tempo per far lavorare al meglio i muscoli principali. Quindi immaginati in tutte le varianti che fai, sulle ginocchia, con i piedi sul cubo, nelle versioni più avanzate, di imprimere questo effetto a vita pavimento e a quel punto vai a svolgere i push-up sempre mantenendo una buona linea del corpo. L'errore che si fa più classicamente sin dagli inizi è nelle varianti più facili. Se noti, io mi metto su un rialzo, su un cubo, su una parallela, ma poi si tende a mettersi in questo modo dove le braccia non sono perpendicolari rispetto al corpo, si tende a stare un pochino più in avanti e questo automaticamente ti porta a sgangherare, a portare in un assetto sbagliato le spalle e quindi anche a non far lavorare bene i muscoli principali. L'accorgimento è: vieni un po' in avanti di modo tale da mettere il braccio con il giusto angolo rispetto al tronco e poi vai a fare un piegamento. Il piegamento ovviamente sarai costretto a portarlo a livello dello stomaco, altrimenti di nuovo sei costretto a sgangherare la postura della spalla. E quindi per far quello, se diventa troppo difficile, perché questa è una leva anche difficile da fare, semplicemente scarica, vai a trovare la tua variante che ti permette appunto di mettere in atto tutte queste cose e da quel punto lì vai in crescendo nel tempo. Questo veramente è un accorgimento davvero importante ed è importante instaurarlo, instillarlo nella testa, creare questa buona abitudine sin dall'inizio, così non ce la togliamo più e diventa anche un buon investimento per il futuro. Quando sarai nelle versioni più avanzate di piegamenti sulle braccia, vedrai che anche questo accorgimento ti farà fare un lavoro molto più deciso sia sulla forza che sull'ipertrofia. Bene, con questo è tutto. Pochi semplici consigli, ma questi sono davvero utili e ti consiglio di applicarli sin da subito. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao!